Crisi. Parliamo oggi di un termine che usiamo, ma non molto, di più, come si suol dire a Roma. E purtroppo viene da dire, ma forse capiremo che non è neanche così male usare tanto questo termine, che ha un'origine assolutamente evidente nella lingua greca antica, e infatti viene da una parola che è crisis. Crisi per noi, appunto, lo dicevo già, è qualcosa di negativo, un momento difficile, problematico, duro da superare al più presto, no? Un periodo di crisi, la crisi di questo, di quella. Adesso non entro nei particolari perché le crisi in questi ultimi anni sono talmente tante, dure e da discutere, che insomma si aprirebbe un altro capitolo. Però crisis nel mondo antico significa qualcosa di un po' diverso da qualcosa, da questo ombra di cupezza negativa che ci avvolge quando sentiamo parlare di crisi. Crisis significa scelta, decisione, giudizio. Capite bene che insomma è qualcosa di diverso, ma se noi sentiamo l'eco della parola, del significato originario di crisis, quando parliamo di crisi, forse facciamo un piccolo passo avanti nelle nostre vite complicate, più o meno complicate. Crisis, sì, l'ho detto, giudizio, scelta, crinein, il verbo originario, ovvero sia scegliere, separare, decidere. Decidersi è un bivio in cui si prendono due strade. Ecco, la scelta, la decisione, il giudizio avviene su quando ci si trova a prendere una o un'altra via. Per questo la scelta è spesso la scelta cosiddetta tragica, tipica della tragedia antica, in cui un uomo si trova, un essere umano, si trova di fronte appunto a un bivio, alla necessità di prendere una o un'altra via. Quello che ci dicono i tragici è interessantissimo. I tragici ci dicono che si vada da una parte o dall'altra, comunque si va incontro al dolore, alla sofferenza. Wow, viene da dire, beh, ma insomma, in realtà è così, perché comunque sia nelle nostre vite, quando scegliamo, lasciamo un qualcosa, prendiamo una via che ci porta, chissà, insomma, siamo costretti a provare qualche sofferenza, qualche dolore, non c'è dubbio. Quello che ci dicono i tragici, però, è interessantissimo, perché comunque si vada, si soffrirà, ma il dramma vero è fermarsi al bivio, arroccarsi a difendere l'indifendibile, tirare su mura reticolati per difendere un mondo che è ormai finito, che è ormai al capolinea. È qualcosa che noi forse vi tocca qualche corda, nel senso che è un atteggiamento che questi tempi noi abbiamo spesso preso, quello di. C'è un mondo che è finito, prendiamo una strada, prendiamone un'altra, e invece no, ci fermiamo lì a tirare su le mura per difenderci da chissà cosa, come se fosse possibile. Le mura vengono spazzate via, bisogna andare avanti. La saggezza popolare ci aiuta in questo. Spesso si dice, comunque fai, sbagli. L'avete sentito? Bene, che cosa significa? Se uno comunque fa sbaglia, ovvero sia dovunque vai, comunque sei costretto a soffrire, andiamo. Se si sbaglia, tanto vale andare. La saggezza popolare ci aiuta anche dicendo: si chiude una porta, si apre un portone. Ecco, soffriamo per aver lasciato un mondo, può darsi che il prossimo sia migliore. Forse sarà peggiore, non importa, dobbiamo andare avanti. La crisi dunque è un momento positivo perché ci apre a nuove esperienze, a nuovi mondi, a nuove dimensioni, se la intendiamo come scelta, decisione, giudizio.
Ma non fermiamoci qua perché appunto dal Crinane, dalla crisis, da questa necessità di scegliere, giudicare, e decidere, appunto separare, guardare, no? Tra le cose, viene quella che è la critica, l'attività più importante di noi esseri umani razionali, ovvero sia dotati di logos, linguaggio. Sottoporre a critica, interrogarci sulle nostre vite, stiamo facendo bene o male? È giusto quello che abbiamo, il percorso che abbiamo preso, ce n'è un altro? Chiederci costantemente, dalle più piccole alle più grandi cose, se ci stiamo comportando bene. Questa è l'attività tipica del giudizio critico. Sottoporre a critica è, del resto, il senso critico, la più grande conquista del pensiero occidentale. Criticare non significa annoiare gli altri, ma significa discernere, separare quello che ci appare bene dal male. Ecco, questo ci insegna la nostra grande storia, di esponenti, in qualche modo epigoni, come vi pare, di un pensiero che ha sempre cercato di progredire, di trovare nuove strade. E le strade si trovano prendendole, scegliendone una anziché un'altra. Si sbaglia? Sbagliamo tutti. L'importante è andare avanti. Alla prossima.